Buonasera e ben ritrovati a Healthy Living 2021. La conversazione di questa sera ci aiuterà a comprendere come una corretta alimentazione possa aiutarci a prevenire le malattie cardiovascolari. Chi ci accompagnerà in questa conversazione? Chi ci accompagnerà in questo viaggio? Roberto Bommassari, Norbert Niederkofler e Klaus Gasser. Permettetemi di introdurre i tre protagonisti di questa sera. Roberto Bommassari è il direttore della cardiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Chi meglio di lui può accompagnarci in questo viaggio per comprendere come una corretta alimentazione ci aiuti nel prevenire le malattie cardiovascolari? Lo chef è Norbert Niederkofler, che non ha bisogno di presentazioni, però nasce e cresce nel cuore delle Dolomiti e poi, come spesso mi capita quando introduco gli chef, diventa un globetrotter, naturalmente per acquisire esperienze in giro per il mondo, quindi passa da Londra a Zurigo, a Milano, a Monaco, a New York, dove incontra anche i suoi mentori, quindi Eckhard Witzmann a Monaco e David Bowley a New York. Nel 94 rientra nei suoi territori e inizia il suo percorso presso l'Hotel Rosa Alpina di San Cassiano in Badia, dove apre il Sant'Ubertus e già nel 2000 ottiene la sua prima stella Michelin e nel 2007 la seconda stella Michelin e comincia a dar vita a quei principi di cucina etica che lo contraddistingueranno, quindi stringendo stretti rapporti con i produttori, con il territorio, con gli ospiti. In fondo, gli ingredienti che Norbert Niederkofler utilizza devono rispondere a due caratteristiche: la stagionalità da una parte e il cosiddetto chilometro zero, tanto caro oggi nella cucina. Quindi comincia a sviluppare anche il suo interesse verso una cultura etica del cibo, che può riassumere la sua filosofia nel progetto CARES, che è The Ethical Chef Days, che dal 2016 cerca di comunicare l'importanza di un atteggiamento etico in cucina e al di fuori delle mura dei ristoranti. Qualche anno fa, nel 2017, ottiene la sua terza stella Michelin, che lui commenta con una certa autoironia, dice ottenuta con rape rosse e patate. Nel 2018 poi apre a 2300 metri di altezza la casa di Cook the Mountain, dove giovani cuochi in cucina trasmettono con un menù alla portata di tutti i sapori più autentici della cucina di montagna. Nel giugno del 2019 il Sant'Ubertus viene annoverato nel The World's 50 Best Restaurants e nel 2020 guadagna questo suo agire etico un nuovo riconoscimento che è la Stella Verde. La Stella Verde è il riconoscimento assegnato dalla guida Michelin ai ristoranti promotori di una cucina sostenibile. Dunque, etica e estetica sono il mantra di Norbert Niederkofler e la cucina di Norbert Niederkofler è riuscita di fatto a ricreare la perfetta sinergia tra questi principi. Due parole anche su Klaus Gasser, il nostro vignaiolo. Anche lui, nato e cresciuto in Alto Adige, si è specializzato in viticoltura e vinificazione e poi anche lui è andato all'estero, in Germania, dove si è occupato di test organolettici, vinificazione e gestione dei vigneti. Poi è rientrato nella sua terra di origine e ha cominciato a lavorare per la cantina di Terlano nel 94. All'inizio avrebbe dovuto restare solamente per una vendemmia come secondo enologo, ma poi, dopo aver assaggiato l'archivio completo dei vini con vecchie annate fino al 54, si innamora di questi vini, qua mi piacerebbe chiedere quanto tempo ci ha messo per assaggiare questo archivio completo dei vini, e del terroir unico. Tant'è che dal 96 è direttore vendite e marketing dei vini di Terlano, promuovendoli in tutto il mondo. Una piccola nota così biografica: è appassionato anche di vecchie annate, di grandi vini come il Borgogna e il Bordeaux, vini con una notevole longevità. Quindi qui mi taccio e passo la palla a Roberto Bommassari, a Norbert e a Klaus. Prego Roberto. Grazie professor Giarosa, grazie anche dell'invito a questa manifestazione, queste conversazioni. Il clima di conversazione sicuramente aiuta, l'argomento è un argomento molto accattivante da un punto di vista sia scientifico, cardiologico, sia anche per quanto riguarda l'estetica e la e l'interesse per la cucina e per i vini. Un brevissimo cappello prima di cominciare la nostra conversazione. Le malattie cardiovascolari sono la causa principale di morte nel mondo occidentale. La prevenzione è l'arma vincente, la prevenzione passa attraverso l'alimentazione. E quindi questi incontri, queste contaminazioni
fra chi si occupa di un argomento e chi gestisce in prima persona l'alimentazione e anche la produzione dei vini è un arricchimento indubbio. Io comincerei con Norbert, mi sono preparato una scaletta di domande, c'è moltissimo da chiedere, ma all'inizio voglio proprio chiedere a entrambi: la cura delle malattie del cuore ha ogni 10 anni un rinnovamento e quindi è cambiata molte volte radicalmente in questi 40 anni. Come è cambiata la ristorazione e come siamo arrivati a questa ristorazione di eccellenza, come abbiamo sentito dalla presentazione del professor Geroso? Non ti sentiamo, Norbert. Hai il microfono spento. Mi sentite adesso? Sì. Ok. No, innanzitutto grazie mille che posso far parte di questo bellissimo gruppo e soprattutto di questa bellissima discussione. Penso che proprio questo periodo ci fa vedere quante cose sono cambiate, quanto è da cambiare, quanto dobbiamo cambiare ancora in futuro. Io penso che la cucina è cambiato negli ultimi anni tantissimo, poi vediamo tutte le mode, vediamo, cioè se andiamo indietro dalla cucina francese a quella soprattutto di fare fusion, inserendo tutte le parti, proprio tutte le parti del mondo, poi soprattutto anche quella spagnola, che veramente lì si parlava molto più di tecnica che di cucina effettiva, poi anche soprattutto di prodotti, poi arrivando a questa cucina nordica. E noi oggi, con quello che noi poi abbiamo iniziato a fare questo progetto nel 2008, il concetto di Cooked Mountain, che è soprattutto un rispetto totale della zona, dell'agricoltura, ci stiamo rendendo conto sempre di più è che entriamo in questo soggetto, di quanto importante è e di quanto complessa è tutta la natura e di quanto complessa è praticamente tutta questa infrastruttura. Per quello è cambiato, per noi è cambiato moltissimo, perché anche noi siamo partiti da una cucina totalmente diversa e solo in questi anni qua anch'io ho cambiato 2 o 3 volte l'impostazione, però questo del 2008 era molto molto drastica. Grazie Norbert. Le cose quindi si evolvono velocemente nei vari ambiti. E cosa è successo in questi ultimi anni anche nella vinificazione, Klaus? Come ci parli di questa evoluzione alla quale stiamo assistendo in tutti i campi del sapere? Prima, buonasera a tutti, anche per me è un grande piacere poter contribuire a questa discussione, che è una cosa, diciamo, di grandissimo interesse anche per me personale. Se andiamo indietro, il vino era, diciamo, un alimento, se andiamo indietro 50-60 anni fa, almeno nelle nostre zone, poi magari ci sono stati sviluppi diversi in altre zone, culturalmente, anche perché magari altri paesi in 100 anni fa o 150 anni fa avevano altre potenzialità economiche. È passato dall'alimento a diventato una cosa particolare il vino, chiaramente è stata una grandissima ricerca sulla qualità. Magari negli anni, se andiamo indietro, diciamo, se parliamo dell'Italia, i primi grandi vini sono nati nel 70, poi nell'80 e praticamente poi una grande svolta è stata negli anni 90, diciamo. Però magari più su un fattore tecnico, no? Usando magari nuovi sistemi, diciamo anche le scuole impostavano in quei tempi, diciamo anche una vinificazione forse ancora più tecnica. Poi c'è stato fine 90 magari questo eccessivo
questa eccessiva ricerca di concentrazione di corpo, di struttura, che magari prima non c'era. Prima i vini erano negli anni magari 70, e anche se assaggiamo queste annate, sia non solo, magari anche in Piemonte, anche a Bordeaux, anche, no? Dove i vini avevano 12,3, non so, Chateau Petrus del 67 mi sembra aveva 12,3 come alcol. Allora in generale era tutto un po' più semplice, anche diciamo la lavorazione in vigna era diversa, era in un certo senso non è stato, si è vendemmiato quello che c'era da vendemmiare, c'erano anche molto più sbalzi di annate, no? Si nota anche che c'erano c'era comunque meno controllo umano sulla vigna, si cercava di portare dentro l'uva possibilmente sana e chiaramente si faceva il vino. Poi negli anni 90 c'era questa estrema caccia ai tre bicchieri, chiaramente ai 100 punti Parker, dove c'era una super, diciamo, questa super ricerca per la concentrazione nel vino. Invece dopo, con, anche se sembra strano, un film ha sconvolto un po' tutto il mondo del vino. Questo è il film, si chiama Sideways, che è partito negli Stati Uniti, che ha messo in croce un po' questa super concentrazione per i rossi, però anche per i bianchi. Se ci ricordiamo, in quei tempi c'erano soprattutto i Chardonnay molto burrosi, molto ricchi, molto carichi, o anche i rossi naturalmente super, super, con un grandissimo estratto, però potenza, tantissima potenza. Invece questo film poi pian piano, perché il mercato o il cliente poi era anche un po', sì, diciamo, non era sempre piacevole, bevevi un bicchiere però non avevi questa grande soddisfazione. E adesso questo film ha proposto soprattutto di nuovo l'eleganza, la finezza, in questo caso come protagonista nel vino era il Pinot Nero, come stile lo vedrei più come stile, e adesso c'è di nuovo una svolta su vini un po' meno concentrati, un po' più eleganti, però sempre vini importanti, sempre vini di grande dimensione. E così magari c'è anche stato magari una concezione di ritornare un po' nella tecnica, di magari anche di non usare troppi mezzi, perché in fondo quello che abbiamo, penso, capito, che alla base c'è la vigna, la concentrazione artificiale, tutto quello in fondo, scusate, se si concentra una cosa meno buona non è che diventa super buona. Per questo oggi si cerca molto di più l'equilibrio, partendo già dalla vigna, che la vigna in se stesso deve avere il suolo sano. Per questo anche oggi di non usare più i diserbanti, diciamo, poi di avere magari un concetto abbastanza vivace in vigna, ti dà poi anche la vigorosità del ceppo, e questo ti dà vigneti, diciamo, che possono anche diventare vecchi. E infine la vigna vecchia ti dà anche i grandi vini. E così c'è una bella evoluzione, direi. Grazie Klaus. L'evoluzione è un'evoluzione anche ecologica, mi sembra di aver capito, come in tutti i campi, che qualche volta significa anche saper tornare indietro, non soltanto andare semplicemente avanti a testa bassa. Norbert, la cucina, che diversi interpreti hanno saputo trasformare in un'eccellenza dei territori, ha fatto proprio anche dei criteri di benessere. L'abbiamo anche sentito nella tua presentazione. Ormai alimentarsi vuole dire anche cercare di stare bene in tutti i sensi. Che cosa hai da dire tu su questo argomento? Penso molto. Ma io
quello che avevamo notato noi, cioè nel 2000, come ho detto prima, nel 2008 avevamo scritto il concetto di Cooked Mountain. Poi nel 2010, quando è nato mio primo figlio, proprio ho detto adesso dobbiamo cambiare veramente qualcosa, perché altrimenti non lasciamo più niente per le prossime generazioni. Questo qui per noi era l'inizio di un grandissimo lavoro che non ci siamo neanche resi conto di quanto complesso sta diventando. Perché praticamente noi ci siamo posti anche dei limiti molto forti. Noi avevamo detto che non usiamo più la sera, cioè noi non usiamo nessuna verdura che esce dalla sera. Noi non usiamo olio d'oliva, non perché non ci piace, però a 1600 metri non ci sono gli olivi. Da noi non usiamo agrumi, perché stessa cosa con le olive. Poi abbiamo detto dell'animale, per rispetto dell'animale usiamo tutto quanto, cioè non solo le parti nobili. Plastica usiamo quella che dobbiamo usare per legge, e così abbiamo creato proprio un concetto totalmente nuovo. Cioè abbiamo dovuto mettere in discussione tutto quello che abbiamo creato prima, tutto quello che è stato fatto. E noi con questo, ovviamente, la complessità di senza sere vuol dire che tu devi lavorare con una coltivazione totalmente diversa, cioè con una biodiversità molto molto più ampia, e che tu devi fare in certi momenti dell'anno certi passi, soprattutto anche per fare il stoccaggio per l'inverno prossimo. Cioè io ho una lista che devo fare in primavera per avere prodotti l'inverno dopo. Estate la stessa cosa, autunno la stessa cosa, altrimenti io d'inverno sono senza prodotti. Questo fa capire quanto è importante soprattutto la connessione tra agricoltura e soprattutto quello che viene fatto in cucina, però anche a livello di quello che si deve imparare. Poi ovviamente togliendo tutti gli agrumi abbiamo detto sì, adesso l'acidità da dove la troviamo? Cioè noi abbiamo due possibilità, una col vino, però il vino spesso c'è in tanti piatti e il problema è che senti troppo l'alcol, oppure fai l'aceto, però l'aceto è troppo pizzicante, troppo forte, per quello non va neanche quello. Così abbiamo iniziato con la fermentazione. La fermentazione noi oggi possiamo produrre acidità quanto ne vogliamo a livello totalmente naturale, e possiamo anche produrre vitamina C al quanto ne vogliamo. Però questo qui è un concetto totalmente diverso, però non è niente di nuovo. E più andiamo avanti in questo lavoro, più ci rendiamo conto che non abbiamo inventato niente, che c'era già tutto quanto. Poi la lievitazione, madre lievito, tutto questo diventa una cosa super interessante. E poi oggi ci stiamo rendendo conto perché, allora, la montagna, fare un concetto così in montagna è la situazione più difficile che ti puoi trovare. Perché noi 4 mesi all'anno non abbiamo niente. Perché c'è neve, adesso fuori c'è ancora, c'è da 70 anni che non avevamo tanta neve, così come in questo periodo, come quest'anno, e noi oggi siamo ancora la notte, a Brunico ci sono ancora 6 gradi sotto zero la mattina, per quello non cresce niente, per quello noi qui prima di maggio, giugno non partiamo, per quello si deve fare tutta una serie di lavori, però impostandolo così ti rendi conto che la natura in ogni periodo dell'anno ti dà esattamente con la verdura quello che il tuo corpo ha bisogno, sia in consistenza, sia in texture, che è una parola molto famosa adesso, molto chic dei cuochi, però soprattutto in consistenza, in sapore e soprattutto anche in colore. Il colore anche del cibo è una cosa molto molto importante, che stimola molto, che veramente dà una grandissima mano. E così ci siamo resi conto che veramente quanto incide il cibo sull'ambito quando tu segui la natura, perché oggi non siamo più noi che diciamo guarda io adesso voglio fare questo, no. Noi non possiamo prendere il telefono in mano e dire al fornitore senti mi servono dei pomodori in mezzo inverno, non esiste perché non li prendiamo, e così devi usare quello che la natura ti dà in ogni momento dell'anno e devi lavorare con la natura rispettando i ritmi, rispettando praticamente tutto quello che dà la natura, per quello tu sei in seconda linea. E questo è molto importante, molto interessante anche, è complicato, è complesso, però alla fine diventa veramente per me la via che si deve andare, perché così veramente con la biodiversità noi tuteliamo anche il terreno, la terra,
per veramente andare avanti nei prossimi anni e per lasciare veramente la cultura, la tradizione anche ai nostri figli e alle prossime generazioni. Grazie Norbert, ci hai spiegato bene come per andare avanti bisogna tornare spesso indietro a vedere cosa si è fatto. Ma mi interessa molto poi l'argomento dell'olio, ma lo toccheremo più avanti parlando di olio e di burro, no? Anche perché parlare di prevenzione cardiovascolare, come sai, significa utilizzare dei prodotti, molti vegetali, molta frutta, molta verdura, proprio per ridurre l'introito dei grassi. E quindi sicuramente questa cucina così naturale come tu la stai proponendo e la stai perseguendo ha dei grandi vantaggi anche in termini di benessere, ma vorrò capire un po' meglio come tutelare anche le arterie e le arterie del cuore in particolare. Ma torniamo a Klaus. Il vino è ormai un universo con tantissime galassie, è sempre più complesso, abbiamo visto. Quali suggerimenti potresti dare, quali consigli per i non addetti ai lavori, coloro che arrivano e che vogliono cercare di capire un po' meglio che cosa stanno bevendo, anche il valore, anche delle cose che si introducono. L'alcol in piccole dosi si è visto che non è dannoso per il cuore e le linee guida europee che si occupano di cuore ci dicono che possiamo introdurne una certa quantità, anzi, come vedremo dopo, potrebbe addirittura essere utile. Che suggerimenti ci dai e dai ai non addetti ai lavori per avvicinarsi in modo intelligente a questo universo? È veramente un universo, no? Io sono da... Ho iniziato la mia scuola, i primi assaggi, adesso questo non si potrebbe dire negli Stati Uniti, però con 15 anni, no? Per questo, no, il vino è una cosa complessa, però anche semplice, no? Diciamo, poi dipende quanto ti affascina questo mondo. Io penso una cosa importante è anche da capire il proprio palato, perché chiaramente quando ci stiamo avvicinando al vino, diciamo, il nostro palato fa fatica, diciamo, di muoversi, nel senso che magari all'inizio siamo più sulla ricerca di vini abbastanza morbidi, di vini, diciamo, magari con un leggero residuo ci piacciono di più, perché stiamo imparando in questa fase, no? Poi dipende quanto andiamo avanti. In fondo l'equilibrio è una cosa importante e poi il piacere è una cosa importante. Io devo godere quando bevo un bicchiere di vino, anche se mi dicono mille esperti questo vino non è di altissimo livello, no? Però anche più, diciamo, ci vuole la curiosità e ci vuole anche, diciamo, la voglia un po' di scoprire le cose, perché abbiamo, come abbiamo sentito, è un universo, perché abbiamo tantissime varietà, abbiamo tantissime zone, abbiamo chiaramente infinite possibilità. Allora, nella prima cosa, un vino in se stesso dobbiamo valutare da un discorso anche dalla produzione, se è prodotto in un livello, diciamo, abbastanza serio e diciamo serio di livello, diciamo, medio, lo dobbiamo anche non è che può costare 4-5 euro, in questo caso è già difficile trovare certi livelli qualitativi. Se poi andiamo su 10, 20, 100, 200, 500, 1000, c'è tanto spazio. Però io penso, soprattutto quando questo mondo è abbastanza nuovo, è interessante o anche importante trovare un'enoteca un po' di fiducia che
uno che chiaramente si capisce, penso, abbastanza velocemente se una persona ama il vino, allora cerca comunque di trasmettere qualità su diversi livelli. E allora sarebbe un inizio di farsi un po' guidare. E chiaramente poi anche che rimaniamo curiosi, che ogni tanto cambiamo, che non... A me piacciono le cose un po' più mature, però questo è un gusto personale, col vino è sempre così, abbiamo tutti dei gusti differenti. Però se c'è un'enoteca che ha una certa dimensione e anche buon attrezzata non solo con vini nazionali, ma anche un po' internazionali, è anche importante sempre assaggiare qualcosa di nuovo e poi per capire anche il proprio gusto, il proprio palato. Poi penso che noi cambiamo col tempo. Se noi i vini che magari abbiamo bevuto 5 anni fa, magari o 10, oggi non ci danno più questa sensazione. Per questo siamo sempre in evoluzione. Tendenzialmente è anche chiaro seguire le possibilità che abbiamo. Oggi in tutte le regioni abbiamo dei produttori veramente bravi, là dove possiamo anche andare, diciamo, con pochi chilometri e cercarci di farci una base tecnica, diciamo, minimalistica, no? Che comunque sappiamo come diciamo, i bianchi fatti per bere adesso, i bianchi da bere fra magari anche 5 anni, così vale anche per i rossi. E così cercare di introdursi lentamente, però il proprio palato deve sempre rimanere il standard, ti deve piacere il vino e non deve, se oggi un nebbiolo non mi piace, allora magari mi piacerà fra 10 anni o fra 5 anni, o se oggi preferisco quello o quell'altro, allora vado là e cerco il meglio in questo. E poi magari ogni tanto è importante chiudere gli occhi e prendere qualcosa da tutta un'altra parte per rimettere e per trovare nuove sensazioni. Per questo per me la curiosità e anche la voglia di scoprire nel vino è fondamentale. Però oggi il 95% degli esperti capisce così tanto. Per questo. Non, è interessante. Non pensate che tutti quelli che parlano tanto capiscono anche tanto. Ma questo vale per qualsiasi cosa comunque. Interessante questa riflessione, che però allargherei un po' a tutto lo scibile. Ecco, comunque grazie Klaus. Il riferimento al gusto personale e alla valorizzazione del gusto personale è importante, come io credo che vada molto valorizzata la storia, perché dietro l'enogastronomia c'è la storia dell'uomo, e quindi vini significa anche storia del territorio. Quindi questo penso sia un riferimento importante. Noi parliamo anche di prevenzione cardiovascolare, di vini rossi sono stati studiati in Francia. Poi ci torneremo, Klaus, perché questo è un argomento che interessa anche l'aspetto medico. Ma torniamo a Norbert, perché qui arriviamo proprio a uno snodo importante. La cucina mediterranea, quella che veramente è la cucina più studiata nella prevenzione cardiovascolare, quella che ha dato dei risultati che ormai sulle linee guida sono considerati come indicazioni e raccomandazioni di classe 1. Bene, questa cucina è conciliabile con la cucina nelle Dolomiti, non delle Dolomiti, nelle Dolomiti, quella che fai tu, Norbert. Ci sono dei punti in comune di scambio, di integrazione? Cosa ci dici? Ma io penso che quello che ha detto prima Klaus, anche ovviamente c'è un'evoluzione, poi soprattutto per me è la questione del territorio. Il territorio, perché se io nasco in Sicilia, il mio metabolismo sicuramente... poi non sono un scienziato io, però è diverso. Se io nasco in montagna, adesso ovviamente negli ultimi anni è cambiato tantissimo, perché non siamo più che lavoriamo fuori i campi e bruciamo veramente
tutto anche il cibo pesante che fa parte della nostra cultura. Però, come ho detto prima, che per me è molto molto importante, di soprattutto questo cambio che è stato fatto dalla nostra cucina, e forse non è ancora abbastanza studiato, forse non si vede ancora, però vediamo. Cioè, quello che stiamo facendo noi oggi è anche vorremmo entrare molto di più, e soprattutto anche nella parte, come detto prima, noi usiamo circa 450-550 tipi di verdura, erbette di montagna e anche funghi. Noi scopriamo un mondo intero di erbe medicinali che ci sono. Ovviamente si deve capire come possono essere usati e come vengono usati, perché se si vede alla fine i fiori di Bach, che adesso non è una parte medicinale, però viene usato tanto soprattutto anche per i bambini, per questo non è una medicina, c'è un come si dice, è un mettere in atto certi meccanismi nel corpo, cioè non è parte medicinale. Però se si vede e si capisce queste possibilità, io penso che anche la cucina di montagna c'ha tante cose da scoprire, c'ha tante cose proprio da imparare, c'ha tante cose anche per il futuro da vedere. Forse si dovrebbe iniziare veramente a fare dei studi, delle ricerche molto molto più approfondite, e soprattutto nel territorio, soprattutto anche nell'ambiente dove sei cresciuto, dove vivi. Perché a me, quello che ho detto prima, per me c'è la natura che dà le regole, non noi. La natura è, io se vedo la complessità della natura con tutto il gioco, con tutto quello che c'è e che deve funzionare, la necessità dei api, che quella lì è in tutto il mondo così, però tutta la natura, che il coinvolgimento della natura è molto complesso. Io vedo nella natura non c'è niente di superfluo, cioè ogni piccolo dettaglio che c'è viene usato. Forse dobbiamo scoprire tutti più anche questo, magari entrare anche molto più in questo mondo qua, senza togliere niente alla scienza, alla medicina. Questo qui io non mi permetterei mai, però vedo che ci sono tante cose che possono essere anche interessanti. Sicuramente il riferimento alla natura è fondamentale, ma mi è piaciuto il riferimento a tutte le verdure che tu hai citato. Come sappiamo, la dieta vincente per la prevenzione cardiovascolare è una dieta che ha al centro i vegetali che debbono essere assunti veramente in quantità significativa, almeno 2-3 tipi di vegetali al giorno, anche di più, 4-5, e i vegetali, se poi questi sono vegetali a chilometro zero, sono vegetali ancora meglio, quindi sicuramente questi riferimenti. Poi altre categorie di alimenti molto molto importanti nella prevenzione sono i legumi, e anche i legumi credo possano essere coltivati in montagna e quindi possano essere comunque una risorsa importante. Quindi la risposta alla domanda è che in realtà la cucina mediterranea è mediterranea, però esistono molte analogie. Io direi che a questo punto arriviamo a Klaus, a quello che è, per quanto riguarda la prevenzione cardiovascolare, il paradosso francese. I francesi, pur mangiando moltissimo formaggio, hanno una incidenza e una prevalenza di cardiopatia ischemica che non è simile ai paesi nordici. Allora, fino dagli anni 80 e 90 si è studiata l'influenza del vino, in particolare del vino rosso. Molti sono gli studi, e come sappiamo anche nell'ambito scientifico ci sono studi che confermano e studi invece che negano. Però devo dire che io credo che in dosi, nelle dosi che noi diciamo, consigliamo, senza esagerare, il vino può essere utile nella prevenzione. Cosa ne pensi, Klaus? Ma io ho sentito la parola dosi, no? Sono d'accordo, no? Io che sono in questo mestiere a rischio tutti i giorni, perché chiaramente facciamo tante degustazioni, poi cene, come chiaramente non è tanto semplice. Però io comunque, io nel mio sento, diciamo,
Io mi concentro spesso sul mio corpo, no? Quando perché chiaramente girando anche tanto, perché sono adesso in tempi normali sono minimo 100 giorni fuori Italia e abbiamo un target alto di clientela da ristoranti di medio altissimo livello, e allora chiaro spesso si mangia, si beve, e allora io, almeno quello con la mia esperienza, quello che mi fa bene, sento chiaramente di non esagerare. Poi io cerco di diminuire l'effetto di abitudine, per questo cerco sempre ogni tanto di staccare più giorni e non toccare alcol, perché comunque con me è una situazione diversa. Però io credo che, e soprattutto io sento, e questo forse anche mi ha mandato su questa strada, che è anche un po' la mia passione, di bere vini non troppo giovani. Io li sento molto diversi, diciamo, come effetto, anche come tutto. Poi chiaramente ci sono tanti studi scientifici che hanno avuto anche forte influenza sul mercato, per esempio hanno cambiato il mercato asiatico 20 anni fa totalmente. Se pensiamo al Giappone, un esempio, è un mercato che era 20 anni fa, si bevevano 80% di vini bianchi e 20 di vini rossi, invece adesso bevono 70 di rossi e 30 di bianchi. Così queste cose chiaramente hanno avuto anche un effetto anche commerciale. Però comunque io ritengo in generale vini di con un po' di evoluzione, diciamo, sono per me già molto più in equilibrio e sono vini che a me fanno bene. Se poi fanno bene a tutto non lo so. Però io penso che anche vedo il processo della vinificazione e anche dell'affinamento. Io vedo con l'affinamento abbiamo più fasi. Abbiamo prima la fermentazione, dove il vino chiaramente fa la fermentazione, poi in caso dei vini rossi e in certi bianchi fa ancora un altro processo, che è la malolattica, che vengono cambiate le acidità, è una seconda fermentazione. Con dei batteri che cambiano il acido malico in acido lattico, e già questi vini hanno per me un'altra, diciamo, bevibilità nel senso di equilibrio. Poi ogni tanto anche chiaramente ci piace anche la freschezza, però così come effetto sulla salute trovo la dose e vini che hanno già una certa età, diciamo, non dobbiamo esagerare, io li trovo che hanno un effetto per me positivo. Grazie Klaus. Sì, io credo che sapersi orientare in questo universo sia fondamentale, e saper scegliere e saper anche dosare. Allora Norbert, la cucina di eccellenza si può conciliare con una dieta povera e anche povera di grassi? Perché tu sei tornato o stai tornando, fai un percorso verso le origini, e in questo percorso, siccome i grassi sono il nemico numero uno del paziente che ha avuto degli eventi cardiovascolari acuti, questa cucina di eccellenza e di avanguardia che fai può essere una cucina leggera con dei grassi, diciamo, lo stretto necessario? Ma allora io penso che quello che ho detto prima, noi per forza dobbiamo usare tantissimi vegetali, soprattutto tantissima verdura, per quello già questo qui ci dà una grandissima mano. Poi si deve dire che anche usando solo la carne di montagna, anche la carne lì è diversa, perché la carne c'è molto meno grasso. Cioè adesso non parliamo di carne di maiale, però parliamo di
di manzo, come la grigia alpina, non è, è una carne molto molto meno grassa, però c'ha più sapore, però ovviamente c'ha un po' di fibra, per quello c'ha più muscolo, c'ha più fibra per questo. E poi soprattutto la cucina nostra, cioè io sono cresciuto che di carne si mangiava due volte alla settimana, tutto il resto si mangiava verdura oppure legumi o quello che c'era. Io sono cresciuto così, siamo noi forse che esageriamo anche un po' questa tipologia di mangiare troppa carne, di avere ogni giorno carne sul piatto, non è neanche necessario, perché vediamo di, con questa vastità, questa varietà di verdure, proprio di diversi tipi di verdure, di vecchi tipi di verdure, si possono veramente fare, come anche usando solo verdure, fare anche delle salse che sembrano delle salse vegetali. Cioè delle salse proprio di carne e di cosa. Cioè noi facciamo una salsa che viene fatta solo con gli scarti di verdura, e alla fine uno pensa che è una salsa di carne, e non c'entra niente, c'è una salsa totalmente vegetale con il sapore di carne. Per quello penso che se noi iniziamo, come ha detto prima Klaus, è in tutto, cioè se tu esageri, dobbiamo imparare noi un po' a ridimensionarci, magari cioè ogni giorno mangiare 200 grammi di risotto non è neanche buono quello, ogni giorno la pasta non è neanche più buona quella. Cioè se troviamo un equilibrio, come tutta la natura, come tutto, soprattutto la natura ci fa vedere questo yin e yang, è molto importante per quello, così riusciamo a tenere in equilibrio noi in cucina i piatti con l'acidità, con la dolcezza, con il croccante, col morbido. Io penso che anche il modo di vivere può diventare proprio una scelta impostata in questa direzione. E poi soprattutto io vedo che oggi per me, adesso io dico per me da cuoco, il problema più grande sono i zuccheri che sono soprattutto come conservanti, perché vedi spesso dei prodotti che è scritto non c'è conservante, però ci sono 250 grammi di zucchero dentro in un chilo. Se oggi vediamo un ketchup, cioè noi oggi facciamo un ketchup nostro che viene fatto con delle prugne fermentate, che non c'ha un grammo di zucchero, però se noi prendiamo un chilo di ketchup, quello che tu trovi in negozio, lì partiamo da 400 a 600 a 700 grammi di zuccheri. Io penso che questo qui è un grandissimo problema, e che si deve veramente cercare di lavorare, anche di far capire alla gente anche queste cose qua, che questo qui, cioè per me oggi, adesso io non sono scienziato come ho detto, per me oggi il problema più grande è lo zucchero in cucina. Non so se sbaglio. Sicuramente è un grosso problema in cucina, e anche magari fuori dalla cucina, quando uno magari finisce di mangiare e si mette davanti alla televisione e comincia ad assumere zuccheri, è sicuramente un grande problema, ed è una delle cause dell'obesità, che è una pandemia l'obesità, no? In questo mondo pieno di contraddizioni c'è gente che muore di fame e c'è un sacco di gente che è in sovrappeso, e sicuramente gli zuccheri sono un grosso problema. Grazie Norbert, perché il riferimento all'assunzione della carne, al fatto, e anche questa è storia, no? Al fatto che una volta non se ne mangiava tanto e che non ce n'è bisogno di mangiarne così tanto, anche questa è prevenzione cardiovascolare, come le salse a base vegetali, come la rotazione, come la variazione della dieta. Tutte queste sono indicazioni di prevenzione, quindi questa non è solo alta cucina, solo fra virgolette, ma questa è prevenzione cardiovascolare. Ma noi ci siamo resi conto, soprattutto anche usando la fermentazione, quanto ti fa digerire meglio, quanto fa lavorare meglio l'intestino, e questo per noi oggi è un grande futuro, soprattutto, però ovviamente anche qui noi stiamo lavorando adesso con la Limburg, che è il centro di ricerca della provincia di Bolzano, perché noi abbiamo bisogno anche della parte scientifica, perché noi possiamo utilizzare le cose, però dobbiamo capire anche cosa succede, cosa non succede, fin dove si può andare, perché il problema è sempre quello, tenere l'equilibrio. Poi ogni tanto si cerca anche di esagerare un po', però vedo che noi non abbiamo mai problemi con dei clienti che dicono: ah, sono pesante,
nonostante che diamo il burro, nonostante che diamo il pane, nonostante che diamo anche tante portate, però vediamo che lavorando in questa direzione qua, e soprattutto avere una cucina molto semplice, molto lineare, cioè non troppi sapori su un piatto, perché così anche, anche lo stomaco, l'intestino è molto più facile lavorare per lui, perché se tu gli dai 250 tipi diversi di sapore, di consistenze, di cose, ovviamente mentre deve lavorare molto di più, fa stancare molto di più il corpo anche. Benessere significa anche una digestione leggera. Questo è sicuramente uno dei metri col quale viene giudicato il pasto che noi abbiamo fatto. Senti, Klaus, volevo farti una domanda riguardo i riti e i rituali per apprezzare il vino. Noi spesso vediamo che le persone che si spacciano come esperte fanno un sacco di gesti, il vino viene stappato in un certo modo, viene versato in un altro modo. Quali sono i riti e i rituali che sono veramente necessari e quali invece sono un po' una scena? Sì, chiaro. Il vino, soprattutto vini importanti, noi abbiamo sempre bisogno un po' di cerimonia, no? Che comunque è, ogni tanto è anche bello, no? Perché poi alla fine siamo anche sempre, è anche poi importante che ci divertiamo, cerchiamo comunque un po' un rito, un po' rispetto per certe bottiglie, perché comunque sono poi magari rare, sono bottiglie molto particolari, però ci sono delle cose essenziali che chiaramente richiedono o diciamo che ci aiutano anche a trovare più piacere, nel senso che dobbiamo rispettare o che sarebbe bene che si rispettino per avere più sì, che il vino si esprime poi anche di più. Allora, per me comunque la cosa già importante è la temperatura. Diciamo, quando si beve un bicchiere di vino, la temperatura incide molto, no? Come la temperatura aumenta con una temperatura alta, aumenta ogni processo, ogni reazione chimica, così anche la temperatura bassa inibisce. Per questo faccio un piccolo esempio, se ho degli amici che non mi piacciono tanto e allora e a casa ho una bottiglia che magari non è così buona, magari la metto a bassa temperatura, allora nessuno capisce niente. Volevo arrivare al punto che perché abbiamo una certa evaporazione e possiamo sentire bene i profumi, diciamo abbiamo bisogno di temperature anche per vini bianchi importanti e dove dobbiamo aumentare le temperature dai 12 ai 14 gradi. Poi magari se fa caldo, e il bicchiere è già caldo, allora lo posso versare più freddo e poi il vino si riscalda un po'. Io sono contrario, eccetto magari con le bollicine, dove un bicchiere di champagne troppo caldo non è piacevole, anche se un champagne complesso non dovrebbe essere bevuto anche a temperature a 5-6 gradi, ma anche intorno ai 12-13 gradi. I vini rossi tendenzialmente vengono bevuti troppo caldi, perché anche un vino rosso sopra i 16 gradi inizia già a darmi delle sfumature importanti, poi si riscalda nel bicchiere a 18 e quello è perfetto. Invece se i rossi, soprattutto importanti, che vengono presi magari dai scaffali e lo bevono a temperatura ambiente e magari sono sopra i 22-23 gradi, uccidi ogni bottiglia importante. Per questo salta fuori l'alcol, il vino non ha più la possibilità di esprimersi bene, perché poi è troppo. Allora, la temperatura, poi il secondo fattore importante è il bicchiere, per questo se
un vino per un vino semplice, un bicchiere piccolo, se sono vini già di medio livello, userei, faccio un esempio, per esempio un bicchiere così. Questo è un bicchiere che va bene per bianchi importanti e anche per vini rossi importanti. Poi se inizio a mettermi, scusate, non so come mai. Scusatemi un secondo. Problema, Klaus? Sì, ho un po'. Devo cancellare il mio cellulare. Qualcuno mi chiama adesso dal computer. No, scusatemi. Dicevo che chiaramente il bicchiere in se stesso è importante, che ha un'apertura non troppo piccola, perché allora i vini importanti si esprimono di più, e poi chiaramente che il vino ha una base dove si può chiaramente anche esprimere e anche respirare. Bicchiere e temperatura sono già due cose molto importanti. Fondamentali. Poi scaraffare i vini, diciamo, io sono molto critico, perché certi vini, soprattutto se sono vini di annate un po' vecchi, non tutti i vini ce la fanno, perché chiaramente in questa fase, se scaraffi una bottiglia, hai un'ossidazione veloce, e questo può essere anche la morte del vino. Per questo io sono più dell'opinione di non scaraffare, usare un bicchiere grande, e soprattutto con certi vini dedicarli abbastanza tempo. Per questo seguire poi il vino nel bicchiere con la temperatura che aumenta, però anche col tempo. Grandi vini comunque tengono anche un giorno, due giorni. Poi se andiamo indietro su annate molto vecchie, allora là è anche importante di stare attenti. Però queste regole sono sempre, diciamo, farle per tutte le cose difficili, perché ci sono dei vini che chiaramente avrebbero bisogno di aprirsi e sono magari chiusi. Spesso scaraferei più i vini giovani che i vini vecchi. Bene, grazie Klaus anche per queste indicazioni. Io credo che abbiamo il tempo ancora per un paio di domande, ne avevo tante, ma ad alcune già avete dato risposta. Ecco, un aspetto molto importante della tua cucina di eccellenza, Norbert, secondo me è anche cercare di trasmettere la consapevolezza di questo, cioè di questo che tu stai facendo, delle scelte che hai fatto e che stai facendo. Tu questo passaggio lo fai con i tuoi ospiti, con le persone che vengono a mangiare da te? Si rendono conto dello sforzo, della ricerca che c'è dietro, oppure no? Oppure sì, spieghi il piatto, ma non si va così in profondità come hai fatto con noi questa sera? No, ma questo cerchiamo di farlo ogni giorno, perché noi abbiamo creato un team sia sala che cucina che lavorano molto molto bene insieme. Per quello vengono fatti dei meeting due volte al giorno, la mattina un meeting con tutti i ragazzi della cucina, con tutti i ragazzi della sala insieme, e lì vengono raccontate tutto quello che noi stiamo facendo in cucina, e ovviamente vediamo anche se ci sono con certi piatti dei problemi in sala, poi magari con l'abbinamento di vino e così. Per questo è molto importante. Poi quello che stiamo cercando di fare è fare proprio un storytelling, però un storytelling vero, perché noi andiamo dai contadini, noi indichiamo i contadini, noi non abbiamo segreti, noi quello che diciamo lo facciamo. Per quello noi poi portiamo anche spesso dei clienti dai nostri produttori, dai nostri fornitori, gli diamo il nome, gli diamo il passaggio, è così. Infatti questo libro che è uscito adesso, che si chiama Cook the Mountain, the Nature Around You, che è uscito a ottobre l'anno scorso, è un libro che è impostato praticamente totalmente portando avanti il concetto di sostenibilità, portando avanti il concetto di rispetto. L'abbiamo
stampato totalmente su carta mela, cioè una carta che viene riciclata al 100% dei scarti della mela. Tutto il cover è fatto con pelle mela, con stesso concetto che è una pelle riciclata vegetale proprio dei scarti della mela. Poi ho fatto due libri, un libro con praticamente con le storie e con quello che stiamo facendo e con le foto dei piatti, e un altro libro, secondo libro, con le ricette. Tutto questo di un packaging, che il packaging poi si può piegare e non si butta via, per quello anche questo. Però il lavoro grande che è stato fatto nel libro è questo, che abbiamo diviso il libro in 4 stagioni, che non è niente di nuovo, però noi abbiamo fatto tutto diviso nelle stagionalità, cioè primavera, estate, inverno, per far capire alla gente quanto lavoro c'è dietro e quanto si deve impegnare. Poi soprattutto per ogni stagionalità, mia moglie che ha fatto tutti i testi, con Michele Lazzarini che ha fatto tutta la parte della cucina, con un fotografo giovane dove per 500 foto abbiamo fatto 15.000 foto, sempre tutto senza flash, su tutto con luce naturale. Mia moglie ha fatto delle interviste a dei produttori e noi per ogni stagione abbiamo da 4 a 5 produttori nel libro che vengono presentati, che viene presentata la loro storia, che viene presentato il loro modo di pensare, che viene presentato proprio come loro vivono questo momento, questo lavoro che stanno facendo. E questo è molto importante, perché poi sono sempre delle storie finite, sono sempre 6-7 pagine doppie, cioè diamo anche molto, molto spazio a questo. E questo lo facciamo anche nella sala, spiegando, facendo vedere i prodotti, spiegando perché non usiamo questo. All'inizio era molto difficile per noi, perché la gente proprio non lo capiva. La gente ha detto, ma cioè, io voglio avere il mio fegato grasso. Ho detto, guarda, non c'è più. Io voglio avere il mio pesce di mare, tu hai fatto una ricetta con la triglia, fantastica. Non ce l'abbiamo più. All'inizio era molto difficile, poi ovviamente vai a perdere un tot i clienti, arrivano clienti nuovi, per quello. Però io penso che sia la stagionalità, sia tutto il lavoro che viene fatto soprattutto con i contadini e dando a loro proprio lo spazio giusto, anche la visibilità giusta, questo ha fatto sì che oggi anche i clienti rispettano molto di più questo lavoro che viene fatto. E soprattutto io sono andato via anche perché noi, avendo una clientela internazionale, io avendo fatto la mia scuola a livello internazionale, portando tutto quello che ho visto in giro per il mondo in Alto Adige, ho detto, ma dov'è il senso che io porto clienti da New York che mangiano, io poi li faccio i piatti che mangiano a New York, che mangiano a Londra, che mangiano a Tokyo? Cioè non c'è nessun senso. Per quanto mi piace ogni tanto mangiare il Kobe beef, però io non mi serve il Kobe beef qua. Cioè noi, come ho detto prima, noi abbiamo la natura qui, ci dà una carne diversa, ci dà una carne che ha un po' più di fibra, però ci dà una carne che ha molto più sapore perché è molto più muscolo. E poi soprattutto quando vediamo di carne di alpeggio, come anche il burro, che serviamo due tipi di burro, un burro d'estate, un burro di alpeggio, un burro di praticamente di maso, con due colori totalmente diversi, con due consistenze diverse, due sapori totalmente diversi, che praticamente sono solo naturali, cioè non c'è nient'altro. Certe cose le serviamo così come sono, per far proprio vedere alla gente la differenza, di cosa fa la differenza. Ti ringrazio Norbert, perché hai fatto in questo intervento proprio quello che desideravo, la puntualizzazione sulla stagionalità, la puntualizzazione sull'utilizzo dei materiali naturali, che tu li utilizzi addirittura per fare i libri, addirittura per poter presentare, e poi lo sforzo per trasmettere questo. Lo sforzo per trasmettere questo è una cosa fondamentale. Tu dici, all'inizio la gente ti chiedeva sempre le stesse cose, adesso probabilmente ti chiederà invece quello che tu stai proponendo. E per finire allora con Klaus, volevo chiedere farti una domanda molto, forse molto più veloce, ecco. La cura nei dettagli è vincente in chi fa un mestiere che vuole essere fatto bene, a tutti i livelli, e fa la differenza. Quali sono i dettagli rinunciabili per te, Klaus Gasser, nel tuo lavoro?
Sì, diciamo, il nostro lavoro, diciamo, in fondo tutto parte dalla passione, in fondo, no? È tutto è una cosa, diciamo chiaro, io il mio lavoro mi piace, che ormai faccio da tanti anni, e non mi pesa perché mi diverto, la mia passione bere, assaggiare, trovare nuovi vini. Il dettaglio in se stesso, e c'è sempre la ricerca del grandissimo vino che forse nella vita non si beve mai, no? E questo un po' e anche di fare, si capisce nel tempo chiaramente che il dettaglio, i dettagli in vigna, i dettagli nella produzione e anche nel posizionamento, perché certi vini non vengono apprezzati da tutti. Per questo è in se stesso, penso che il dettaglio di andare in profondità e soprattutto di capire in profondità è la cosa fondamentale. Oggi tante, anche nel nostro settore, tanti si muovono solo sulla parte sopra, però pochi comprendono la dimensione e la profondità dell'argomento, e per questo sia il dettaglio nella storia, anche da valutare la tradizione, nel senso le logiche di un tempo. Noi abbiamo un archivio incredibile, abbiamo tutte le neate fino al 54 in casa, e questo non è solo per divertimento, questa è una grandissima, diciamo, è il tempo tappato in fondo, no? E tu vedi delle cose e capisci anche delle cose. Per questo, diciamo, la cosa è soprattutto in testa di capire la base, e in quel momento si capisce anche poi tutto il resto. Per questo penso la mia ricerca nel dettaglio è soprattutto, e non solo nei nostri vini in generale, di andare in profondità soprattutto con tutto. Bene, io vi ringrazio molto Norbert e Klaus, perché è stata una conversazione dalla quale io ho imparato diverse cose e mi ha incuriosito. La curiosità è un motore importante. Il mio compito finale è quello di chiedere a Norbert una ricetta che si concili con la prevenzione cardiovascolare. Penso che per te sia uno scherzo da come sono state le premesse. E poi un vino da abbinare a Klaus. Allora, io adesso vi faccio solo una breve ricetta con la prugna fermentata, quella che avevo detto prima. Cioè, noi lavorando in questa maniera con i contadini direttamente, un contadino ci ha portato delle prugne per 150 kg. Cioè, noi non sapevamo più cosa fare, le avevamo congelate. Poi dopo Michele, lui ha tirato fuori queste prugne, adesso dobbiamo fare qualcosa con questo. Abbiamo cominciato a fermentarle e da lì poi le abbiamo messe su come una salsa al pomodoro. Ed è sa di ketchup, sa di pomodoro, e noi lo usiamo come pomodoro. Questo è un piatto per noi pazzesco e bellissimo. Poi ovviamente manipolando anche un po' con l'olio di basilico, ovviamente ti porta in una direzione. Però da noi come nasce una ricetta oggi? Vi dico adesso una ricetta significativa per noi, che praticamente era una tartare di coregone. C'è pesce di acqua dolce, molto delicato. Noi praticamente l'avevamo messo sul tavolo e avevamo detto: noi non smettiamo prima che abbiamo usato tutte le parti, tutto quanto quello che c'è qua sul tavolo. Abbiamo tirato via le squame, lavate, poi essiccate, fritte, che è la parte croccante. Lo stesso lavoro stiamo facendo con la pelle. Così abbiamo squame, pelle, sono già state usate. La carne viene ovviamente abbattuta, poi facciamo una tartare,
poi con le lische e con la testa facciamo una salsa, cioè una salsa, e lì abbiniamo con un vino di Terlano che è molto buono, che è veramente, c'ha è un cuvée che poi vi spiega Klaus, cuvée molto bilanciato, cioè dove c'è dell'acidità dentro, dove c'è della dolcezza dentro, anche di corpo. Poi noi cosa abbiamo aggiunto? Noi abbiamo aggiunto dei capperi di Sambuco, che facciamo fermentati noi, cioè praticamente queste piccolissime bacche che vengono fermentate, poi danno un'acidità bellissima, e abbiamo messo anche dei capperi di aglio orsina, sempre un prodotto naturale al 100%, che, cioè, i ragazzi in cucina vanno a raccogliere d'estate, che poi mettiamo via nei vasi e lo usiamo l'inverno. E così praticamente vengono fatti questi piatti qua, sempre con questo connubio, anche se noi poi andiamo a mettere un po' di burro nella salsa del vino, così per fare tipo una beurre blanc, così veramente usiamo tutto della Parme. Poi per finire, usando l'olio di vinacciolo, che noi usiamo l'olio di vinacciolo al posto dell'olio di oliva, questo perché? Perché noi possiamo riutilizzare le erbette che da noi hanno una vita di 3 giorni, 4 giorni senza usando le serre, per quello dobbiamo vedere di usare tutto quanto. E con l'olio di vinacciolo noi praticamente prendiamo le erbette che non sono più così belle, le riscaldiamo, cioè le facciamo frullate solo nella temperatura, solo in se stesso, fino a 12 minuti a full speed nel mixer, e così riusciamo a tirare fuori tutti gli oli eterici senza andare troppo su di temperatura, viene filtrato e c'è un olio perfetto. Così da noi nascono i piatti, e così vengono lavorati e fatti. Per questo poi adesso è lavoro tuo, Klaus, per avvicinare un vino a questo piatto qua che conosci molto bene. Sì. Interessantissimo. È incredibile. Sono sano di pomodoro, sì, in fondo, anche se sono prugne fermentate. Sì, però non è un piatto, è abbastanza, sì, abbiamo l'eleganza, e però abbiamo anche l'acidità della prugna fermentata. Per questo io consiglierei un vino, diciamo, non troppo giovane, come avete forse già capito, io preferisco i vini con un po' di evoluzione o anche con tanta evoluzione. Sceglierei un Nova Domus, che è un Terlana, che è un uvaggio nostro storico, con soprattutto Pinot Bianco, 60%, un po' di 30% Chardonnay e un po' di Sauvignon. Questo è il primo vino che noi abbiamo fatto a Terlano nel 1893, è rimasto nella nostra tradizione. Questo comunque è una riserva del 2018, per questo ha già un po' di evoluzione. Così abbiamo l'eleganza del Pinot Bianco in questo blend, che ti dà la verticalità del vino. Non è un vino troppo orizzontale, è un vino un po' più verticale, con un grande equilibrio in bocca. Così ti mantiene sia l'acidità della prugna e nel stesso momento accompagna gli aromi e anche il gusto elegante del pesce. Grazie Klaus, vorremmo assaggiarlo anche noi, purtroppo non infatti. Il riferimento comunque alla ricetta con il pesce e con tutto quello che hai potuto fare si concilia proprio con la prevenzione cardiovascolare. Io vi ringrazio moltissimo, e il mio compito finale è quello di introdurre la prossima conversazione del 17 di marzo, la prossima serata fra 7 giorni, che avrà come titolo Muoviti, attività fisica e alimentazione, gli alleati per il tuo benessere. Saranno presenti lo chef Mauro Buffo dei 12 Apostoli di Verona, il vignaiolo Veronica Adami, una donna, finalmente per riequilibrare forse una eccessiva presenza di uomini, della cantina Capigneto di Negrar, e il medico Augusto D'Onofrio. Buona serata e grazie a tutti. Grazie mille. Arrivederci, grazie.